Ciao carissimi, da tantissimo tempo che non ci siamo visti in questo formato. Oggi abbiamo preso la nostra carissima paziente Rosaria e siamo venuti a provare i suoi dentini perché è venuta per la visita di controllo e quindi c'è una Ferrari in bocca. Perché c'è una Ferrari in bocca ve lo dice proprio lei. Allora, ci siamo già salutati, ci risalutiamo, io sono sempre Rosaria e c'ho davanti una fetta di carne, oh, parla da sola, cioè guardate qua, io penso che saranno circa 2 centimetri di altezza, quindi è un sogno che si avvera perché io magari lo immaginavo soltanto qualche tempo fa e, e quindi oggi mi hanno fatto questa bellissima sorpresa e sono sicura che sarà squisitissima, soprattutto io non avrò alcun problema nel masticarla perché grazie a Dio e grazie agli operatori di questo fantastico SOS veramente io ho avuto un miracolo che si avvera sia esteticamente sia dal punto di vista funzionale e poi oltre questo venire qua è una vacanza, quindi anche se si viene per motivi di salute si viene a fare vacanza e a rilassarsi, pertanto io adesso assaggio la carne. Squisita, è come mangiare un pezzetto di cioccolata. Allora, è veramente eccezionale. Com'è mangiare la carne? Com'è la sensazione di mangiare la carne? Intanto, il fatto di non avere alcun problema, quindi trovarsi davanti una bistecca, poterla assaporare appieno, sia nel gusto, sia proprio nella funzionalità della masticazione, è eccezionale. Io credo che per chi abbia avuto dei problemi in passato masticatori questa è una soluzione eccezionale e soprattutto sembrerebbe quasi l'isola che non c'è, però c'è, non l'abbiamo trovata. Quindi sono molto contenta, soddisfatta e soprattutto io lo consiglio. È anche piccante. Quindi buona. Ragazzi, la prova. Abbiamo già una prova per voi per vedere se i denti sono buoni o meno. No, ma quando questa vedete... è una bistecca di 2 centimetri. Oh. Sì, sì. Cioè, è una bistecca bella grande e buona. Alta. Alta. Io vengo dall'Irlanda, l'Angus irlandese è famoso in tutto il mondo, ma devo dire la verità. L'Angus moldavo non ha niente da invidiare a nessuno, eccezionale. Poi con questa piacevolissima compagnia, che devo dire, che tu dica fa? Io te lo dico in inglese, che tu dica fa? Cioè sarebbe il mio, praticamente la mia lingua originale, io sono di Napoli. E devo dire la verità, io vi consiglio veramente di fare quanto prima questo passo, perché è per la vostra salute. Prima di tutto mangiare, secondo me, è il primo step per uscire anche da stati depressivi e cose, perché comunque mangiare ti accompagna, no, per la vita. E se non puoi masticare è un problema veramente serio, è importante, è grave, perché comunque tu quando sei in compagnia e non riesci a masticare qualcosa ti senti a disagio. Quando sei anche a casa devi masticare qualcosa che piace, ti piacerebbe mangiare. E ti senti a disagio. Mi dicevi prima che hai la sensazione di avere il medico dietro l'angolo. Sì. Sei cosciente che questa cosa è anche grazie alla linea che hai scelto tu? Sai che la linea che c'hai in bocca, cioè sei cosciente di quello che c'hai in bocca? Che c'hai le linee migliori? Sì. Quasi al mondo? Sì. Allora, come ti dicevo prima, praticamente io ho scelto questa linea superiore perché mi sento molto cautelata. A parte la garanzia di 10 anni, che non è poco. Ma la cosa importante è che so, come ti ho detto prima, il fatto di rococò che ho mangiato, io mi sono ricordata che però con questa linea, nel caso in cui ci dovessero essere delle fratture, chiaramente non che genero io, però comunque può capitare, è un lavoro, e quindi c'è questa possibilità di sostituire un elemento o 2 elementi, quindi comunque è smontabile.
E la cosa più bella, io ho degli amici parenti in Italia che fanno, sono odontoiatri, quando hanno visto il mio lavoro e poi dopo hanno capito perché loro li incollano, invece questi qua sono abitati. Quindi la cosa importantissima è proprio questa, cioè questa variabilità del lavoro e questa possibilità di intervenire nel caso ci fossero delle fratture, ci fossero dei problemi, magari che ne so, io tra un anno c'ho un dolore improvviso che mi compare, che è qualcosa, quindi si può intervenire sul lavoro stesso e quindi si può sdoppiare una parte rispetto all'altra. E questo la cosa bellissima della linea Superior, che è eccezionale, io penso che sia il non plus ultra proprio a livello mondiale. Sì. Salute e un grande grande saluto riconoscente a questo gruppo fantastico che io auguro tutti di conoscere veramente. Questa è stata la storia di Rosaria, però ci sono altre tante persone che portano dietro questa storia. Quindi noi vi salutiamo, vi auguriamo tante belle cose. Un piacere. Quindi, sì, seguiteci. Ciao.